La principessa Beatrice e la principessa Eugenia non hanno un posto in una monarchia snellita. Secondo un recente sondaggio dei lettori di Express.co.uk, il principe Andrzej, le figlie del duca di York, le principesse Beatrice ed Eugenie, sono state descritte come perfette per la monarchia moderna da un commentatore reale. Jonathan Sacerdoti ha affermato che le sorelle non hanno messo un piede male e che sarebbero perfette in una famiglia reale snella, ha detto a Express.co.uk la scorsa settimana. Penso che sia un simbolo importante del fatto che nell'età odierna, la maggior parte delle persone sostiene necessariamente l'idea di una famiglia allargata molto numerosa che lavora solo come reali. Penso che una parte importante della famiglia reale che mantiene il suo sostegno tra la nazione sia che è stata vista esercitare il suo peso. Ha aggiunto, penso che non tendano a sbagliare in termini di imbarazzo per la famiglia. Eppure, quando sono coinvolti nella famiglia, sembrano agire in modo appropriato e rispettoso. Beatrice ed Eugenie sono rispettivamente la decima e la dodicesima in fila al trono e nonostante abbiano titoli di HRH non sono reali a tempo pieno. Entrambi hanno un lavoro al di fuori dello studio, ma fanno apparizioni in occasione di eventi reali e svolgono alcuni impegni pubblici a sostegno della monarchia. Punto. In un sondaggio che si è svolto da mezzogiorno di martedì 2 agosto alle 10 di lunedì 8 agosto, Express.co.uk ha chiesto ai lettori, Beatrice ed Eugenia dovrebbero essere incluse in una monarchia ridotta. Un totale di 11.035 persone ha risposto con la stragrande maggioranza, il 78%, 8.579 persone, ha detto no, le sorelle York non dovrebbero essere incluse in una monarchia snellita. Nel frattempo, il 20%, 2.257 persone, ha detto sì che dovrebbe, e un altro 2%, 199 persone, ha detto di non saperlo.